Siamo alla presentazione del progetto Un ponte tra due culture, indetto dall'Associazione Sardegna-Cina, con la signora Yenna Wan, organizzatrice dell'evento. La sfilata che si terrà il 2 maggio ad Alghero, in piazza Sulise, è la prima iniziativa di una futura collaborazione, signora Yan, tra i due paesi? Salve, mi chiamo Yenna Wang. Sono molto, molto contenta di essere qui con voi, con tutti i miei amici, con gli alghenesi. Due anni fa sono venuta qui per una vacanza. Un giorno tirava un bel vento, mi ha portato qui. E mi sono innamorata di questa terra, di questa città. Da lì, io mi sono chiesta, detto, ma Yen, chissà un giorno fai qualcosa con questa bellissima terra, con questa bellissima città. Quindi, dopo due anni, eccomi qui. E questo è il motivo della questa associazione, anche questo primo passo come gemellaggio che sto facendo. È un'iniziativa tutto tondo tra le scuole cittadine, delle scuole di Sassari e soprattutto l'imprenditoria, la moda e i locali, insomma. Sì, praticamente questo primo incontro faccio un gemellaggio. Dopo io voglio fare anche tanti eventi per sviluppare anche gli affari con l'azienda cinese, azienda italiana, turisti.